La presidente devota Anna Maria Vitrani. Saluto ovviamente le relatrici Claudia Silvestrini e Alessandro Tomasino. Il presidente della Regione Emiliano si scusa per la sua assenza e porge i suoi saluti. Il senatore Davide Damiani, idem. Prima di passare la parola al nostro solito moderatore, Andrea Pugliese, passo la parola ad Assia. Grazie. Buonasera a tutti, alle care socie fidapine, ai soci rotariani e a tutti gli ospiti qui convenuti. Vi ringrazio per essere qui numerosi, è un'emozione per me vedere tanta gente, soprattutto i ragazzi che stanno sopra. Porgo i miei cordiali saluti e il mio sincero ringraziamento al presidente del Rotary Club di Canosa di Puglia, Domenico D'Amato, per aver coinvolto la nostra associazione FIDAPA nell'organizzazione di questo evento. Quale migliore connubio tra le due associazioni? In considerazione che il mio mandato si sta caratterizzando proprio per l'interazione e collaborazione tra le varie associazioni presenti nel nostro territorio, per favorire la crescita culturale a tutto tondo della nostra realtà. Naturalmente non posso esimermi nel ringraziare e salutare l'ingegnere Andrea Pugliese per essere stato l'artefice di questo convegno e trade union tra il Rotary Club, di cui lui è socio, e la FIDAPA, di cui sua madre, Micra Pezzati, è nostra socia. Saluto le presidenti dell'Inner Wheel Gigia Faretina, del Rotaract Maria Grazia Vitrani, dell'Interact Maria Laura Zagaria, partner di questo incontro. Un saluto particolare e riconoscente lo formulo alle due relatrici, Claudia Salvestrini, direttore del Consorzio Polieco, e Alessandro Tommasino, giornalista del Mattino, che sono venute entrambi dalla capitale e ci onorano della loro presenza, dando un contributo in termini di conoscenza al fenomeno dell'ecomafia. Ringrazio le autorità tutte presenti qui, in particolare l'assessore alla cultura Mara Gerardi, che sostituisce il nostro sindaco, l'avvocato Roberto Norma. Che dire, tutte le istituzioni qui presenti, so che è presente anche la Guardia di Finanza, quindi saluto per la sua presenza qui. Ci saranno altre istituzioni più tardi che man mano saluteremo man mano che arriveranno. Saluto i giovani che stanno sopra e chiederei per loro un applauso, proprio perché si stanno avvicinando a questi temi così ottici per loro. La nostra associazione, in quanto associazione rosa, è tesa alla tutela e all'affermazione della donna. Affermazione che deve svolgersi in una maniera sì discreta, ma prepotente in svariati contesti. Ecco perché, all'invito di coorganizzare un evento dove i protagonisti fossero delle donne che ogni giorno combattono il fenomeno delle ecomafie, noi di FIDAPA non potevamo tirarci indietro. La volontà di intitolare l'incontro Le donne contro l'ecomafia era proprio di mettere in risalto il ruolo della donna, anche in queste tematiche così ostiche e di difficile e rischiosa trattazione. Infatti, abbiamo due donne intraprendenti, decise, che si spendono quotidianamente, mettendo anche a rischio la propria vita, per una causa nobile che interessa l'intera comunità. L'attività antimafia svolta da una donna in tali ambienti è da considerarsi un affronto. La lotta alle ecomafie deve essere una delle priorità inderogabili sia da parte delle istituzioni governative e pubbliche che dalle associazioni sociali, economiche, politiche e culturali del territorio, dove ognuno deve fare la sua parte, responsabilmente, a partire da una maggiore formazione civica ed informazione sul grande valore delle risorse ambientali. Non intendo proseguire oltre per non togliere prezioso tempo alle nostre relatrici. Voglio ringraziare il Consiglio, il Comitato di Presidenza della FIDAPA per aver collaborato nella realizzazione di questa serata e ringrazio anche il padrone di casa, Roberto Rodato, che ci ha ospitato in questa bellissima struttura.
Prima di passare la parola vorrei comunicare che questa serata è ripresa dalla TV Amica Nuova. Domani alle ore 14 su canale 91 ci sarà la trasmissione di questa serata. Grazie per l'attenzione. Saluto Sergio Cerglia, governatore eletto del Rotary del nostro distretto 2120. Procediamo alla consegna del service. Un ringraziamento per quanto si sono attivate i soci Donatella Butteri e Benedetto La Forgia. Oltre 16 anni di attività di volontariato, prima come volontari del Rotary e poi come volontariamento onlus, a cui aderiscono rotariani e non. Ogni anno, volontariamente, continua a profondere il suo impegno nella realizzazione di attività di sostegno, prevalentemente in campo sanitario, in paesi in via di sviluppo e ovunque l'apporto dei soci possa essere utile. Attraverso i nostri numerosi progetti, in paesi come Benino, Burkina Faso, Togo, Kenya, Palestina e Perù, abbiamo realizzato costruzioni di reparti ospedalieri, pozzi, servizi igienici, donando attrezzature mediche. È stato attivato un grossissimo progetto rotariano che è passato nell'Africa, costruire un acquedotto in un paese africano poi con il passare del tempo questo tipo di attività che era prevalentemente assistenziale sul territorio si è trasformato in attività tendenzialmente di formazione sanitaria in paesi in via di sviluppo del subsahariano e quindi Benin, Togo, Burkina Faso, anche attività in Kenya, Palestina, Sud America. Siamo un gruppo di rotariani e non che ormai da 15 anni si impegna in questo tipo di attività, soprattutto di formazione, e quindi abbiamo anche necessità che la formazione sia appoggiata, sia accompagnata anche da donazione di materiale sanitario e anche di fondi, perché parliamoci chiaramente, senza soldi non si può fare assolutamente nulla. È chiaro che noi non esercitiamo una forma di assistenzialismo o di neocolonialismo, noi siamo portati, ripeto, a fare della formazione in campo, soprattutto sanitario. Quindi questa sera ringrazio ancora il Club di Canosa, la nostra prossima edizione è del 8 di febbraio, quindi da 15 giorni, e in particolar modo ringrazio l'amico Benedetto che ha sempre avuto un'attività allo suo fianco in maniera logistica e organizzativa e l'attività sociale di Caruso, donna della Butteri. Grazie. Allora, grazie a tutti, soprattutto diciamo, a chi sta su che avrà un po' più di diciamo, problemi nella visione del video, però cerchiamo di organizzarci. Grazie a tutti per essere qui stasera. La serata sarà un po' in divenire perché alcuni ospiti ci aggiungeranno nel corso della serata e quindi proviamo a fare questo viaggio. Io quando con Rosanna e Domenico abbiamo detto organizziamo qualcosa sulle tematiche ambientali, la prima cosa che mi è venuta in mente è poter presentare a Canosa due persone che fanno parte non solo della mia vita professionale ma anche della mia vita umana, cioè due amiche che da molti anni si occupano di combattere l'illegalità nel settore ambientale. E quindi mi sembrava giusto che in questa città, che sulle tematiche ambientali sta facendo un percorso di crescita sociale, ci fosse la possibilità di ascoltare due persone che non parleranno di tematiche locali, quindi questa cosa sgombriamo immediatamente il campo da, diciamo, da qualche battuta. Loro hanno una visione nazionale, la dottoressa Stivi parlerà di uno scenario mondiale sui traffici di rifiuti, però poi nel percorso che faremo insieme vi renderete conto che alcuni comportamenti ambientali che possono avvenire dall'altro capo del mondo ritornano nella nostra vita quotidiana. Allora, a me tocca presentare, saluto la senatrice Messina, che è la segretaria della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, quindi chi più di lei
Allora, perché abbiamo pensato di chiamare questo convegno con questo titolo? Allora, io chiederei a Luisa se mi dà una mano ad aprire quella slide. Vi presento le due relatrici con, diciamo, molto spesso si conoscono le persone tramite internet, quindi se voi volete conoscere le due le nostre relatrici, mettete su Google chi sono, nome e cognome, e scoprite la loro vita. Allora, io comincio dalla prima relatrice, che è Alessandra Tomasino, è un ingegnere. Ecco, se scendi riesco anche a leggere, Luisa, perdone. Allora, diciamo che Alessandro, no, se sali, scusami, se sali. Allora, chi è Alessandro Tomasino? Alessandro Tomasino è un ingegnere, è di una terra complicata, almeno quanto la Puglia, che è la provincia di Caserta, e poteva passare gran parte della sua vita a fare la sua libera professione, cioè a fare l'ingegnere. In realtà lei ha deciso di fare qualcosa di diverso, è diventata giornalista, oggi è giornalista del Mattino ed è redattore di una rivista online che si chiama iReporter.it, ed è, come dire, una persona che non si sta facendo voler bene nella sua terra. Questo, diciamo, è uno di quegli articoli che voi troverete su internet, cioè è una di quelle giornaliste che, scrivendo sul Mattino i rapporti fra criminalità organizzata e tematica ambientale, non riceve pacchi doni a casa, ma riceve qualcos'altro. Passo pertanto la parola, diciamo, alla prima amica che parlerà stasera, che è Alessandra Tomasino, che sono sicuro che al termine del suo intervento l'amicizia che ho per Alessandra, che è anche componente del direttivo del Comitato Don Beppe Diana, ci parlerà anche della sua esperienza col Comitato, diventerà amica di ciascuno di voi. Grazie a tutti voi, non è un grazie formale, ma un grazie sentito e di cuore, perché per me è sempre prezioso avere modo di raccontare un pezzo della mia terra, anche attraverso quello che faccio quotidianamente. Ringrazio tutti voi anche per l'impegno nelle vostre attività, e Andrea, sono emozionata, insomma, ho avuto modo di dirtelo prima, perché mi fa piacere venire nella tua terra dopo esserci confrontati tante volte sulle tematiche ambientali. Vengo da una terra difficile, vengo da quella terra dove è nato il famoso, purtroppo tristemente noto, clan dei Casalesi. È una terra dove la camorra per tanti anni purtroppo ha avuto la possibilità, senza che venissero posti i freni necessari, per deturpare il territorio, per inquinare l'economia, ma troppe volte anche per inquinare le coscienze, e questo è stato il danno peggiore. Cercherò di raccontarvi quello che faccio in modo molto semplice. Andrea dice: lei è un ingegnere, è vero, io sarei potuta rimanere nella mia stanza a fare l'ingegnere, non che sia una professione facile, ma sarebbe stato sicuramente meno complicato. Soltanto che quando nasci in certi luoghi e quando senti sulla tua pelle l'ingiustizia di ciò che ti viene tolto in modo violento, nelle possibilità che ti vengono tagliate, o decidi di esistere in modo passivo, oppure ti dai da fare, ti rimbocchi le maniche e cerchi di resistere, ma resistere facendo. E quindi stasera non vi voglio parlare soltanto della cosiddetta terra dei fuochi, no? Di cui si sente spesso parlare in televisione. Vi voglio parlare anche dei fuochi della buona terra, cioè dell'impegno che i cittadini, gli uomini e le donne della mia terra hanno profuso in questi anni per provare insieme a migliorare. Io, è vero, volevo preparare delle slide, volevo prepararmi un bell'intervento, però nella terra dei fuochi fare il giornalista, fare l'attivista del Comitato Don Diana richiede sempre tanto impegno, e quindi ve lo dico in modo chiaro: non ho avuto il tempo di farlo, ma ho voluto raccogliere delle immagini per provare a raccontare quello che è accaduto negli anni. È andato, vabbè, intanto che si accende.
Come vi dicevo prima, oggi negli ultimi anni abbiamo cominciato a parlare di Terra dei Fuochi, ma negli anni 80, negli anni 90, la Terra dei Fuochi non era un'espressione utilizzata. Quando si scopre che c'era lo sversamento illecito dei rifiuti ad opera del clan dei Casalesi, nei primi anni 90, quando un collaboratore di giustizia riferisce all'allora capo della DDA di Napoli, Franco Roberti, che poi è stato il nostro procuratore nazionale antimafia, gli svela questo nuovo business dicendo: dottor, la monnezza è oro. Perché che cosa era accaduto? Negli anni Ottanta la camorra, il clan dei Casalesi, che è una camorra che si distingue rispetto a quella napoletana perché è molto più imprenditoriale, molto più legata alla gestione degli appalti piuttosto che al traffico della droga, ad esempio, tipico business dei napoletani, della camorra napoletana, capisce, intuisce che forse occuparsi di rifiuti consentiva un guadagno molto alto a dispetto di pene molto basse, di rischi inferiori, perché considerate che soltanto negli ultimi anni è stato introdotto il reato ambientale, come l'attività illegale contro l'ambiente è diventato reato ambientale. In questo modo i Casalesi prendevano i rifiuti vestiti in giacca e cravatta, quindi da imprenditori, e hanno cominciato a portare i rifiuti che venivano molto spesso dalle aziende del nord nella nostra terra. Inizialmente hanno cominciato ad interrare i fusti che spesso contenevano sostanze pericolose, fusti tossici. Questa è un'immagine tratta dal film Gomorra, ma purtroppo è un'immagine verosimile perché abbiamo avuto modo di... le inchieste hanno dimostrato che questo è avvenuto. E ci sono state varie cave realizzate proprio con lo scopo di portare i rifiuti dal nord, che venivano pagati quindi dagli imprenditori del nord. E come vedete, Casal di Principe, via del Pozzo, Casal di Principe, via Sondrio, sono state decine le discariche abusive realizzate a questo scopo. Quando poi il fenomeno è iniziato a venire fuori, la camorra, che purtroppo ha sempre una grande capacità di reinventarsi, ha cambiato strategia. Allora, ad un certo punto, che cosa hanno pensato? Ma quasi quasi, al posto di mettere i rifiuti nei fusti e sotterrarli, magari li trasformiamo in finto compost e li cospargiamo sui terreni, così come hanno rilevato altre inchieste giudiziarie. Guardate che cosa era accaduto. Con la complicità di agricoltori conniventi, la camorra guadagnava due volte: da un lato prendendo i soldi degli imprenditori che smaltivano illecitamente, facendo finta di non sapere che quei rifiuti venivano smaltiti illecitamente, non interrogandosi sui prezzi molto bassi che venivano applicati rispetto a quelli del mercato, e in più vendeva il compost che molte volte conteneva metalli pesanti e quindi dannosi per la salute. Negli anni successivi invece, quindi mi riferisco ai primi anni 2000, si comincia a registrare questo fenomeno degli incendi nelle periferie delle nostre città. Incendi che erano di rifiuti che provenivano da attività industriali che venivano smaltite illecitamente. Io faccio la cronista del Mattino dal 2002 e ho trascorso gran parte delle mie giornate lavorative in giro con i vigili del fuoco, che conoscevamo ormai per nome ognuno, perché sistematicamente intervenivano sugli stessi luoghi in cui sistematicamente, senza che nessuno facesse niente, smaltivano i rifiuti imprenditori che si avvalevano della manovalanza. Che cosa abbiamo capito in questi anni? Che noi abbiamo parlato di Camorra, abbiamo parlato del clan dei Casalesi, pensavamo che il problema fosse, per esempio, il famoso Schiavone, no? Carmine Schiavone, che poi è morto e che ha collaborato con la giustizia, ha rivelato una serie di punti nei quali, a suo dire, sarebbero stati sotterrati i fiumi. Poi invece abbiamo capito che
noi abbiamo avuto una fortuna, tra virgolette, no? E ovviamente spero che si comprenda il senso delle mie parole, di avere la camorra. Perché la camorra, che si manifesta in modo così forte, così evidente, perché ti entra nella tua vita, non è vero che riguarda gli altri, riguarda le persone che vivono nei posti in cui la camorra opera, dal più piccolo al più grande. Quindi se non vuoi vedere è un tuo problema, ma la camorra ti tocca sempre. E che abbiamo capito? Che l'unica fortuna, tra virgolette, lo ripeto, è che aver avuto la camorra in qualche modo ci ha costretti a interrogarci prima di altre popolazioni, di altri cittadini, perché noi pensavamo che i nostri guai forse potevano finire con bidognetti, schiavone, garantiti alla giustizia. Invece no, perché abbiamo capito, e questo lo spiegherà meglio la direttrice del Poliedro Salvestrini, che molto spesso il reato ambientale è non ha mai gradito i miei articoli, mi ha sempre attaccata in modo duro pubblicamente. All'inizio mi hanno offerto dei posti di lavoro, per esempio all'ARPAC, no? Perché sono ingegnere ambientale, quindi. Poi sono passati a qualche minaccia, fino a che un giorno questo signore, che è collegato alla Svizzera non solo per le sue società, ma anche perché c'era un conto corrente in Svizzera sul quale il famoso imprenditore di Camorra aveva versato 330.000 euro a lui per garantirsi dei favori nell'ambito di una società, di una multiservizi che svolgeva il servizio di raccolta nell'agro versano, questo signore un giorno ha convocato una conferenza stampa e davanti a tutti mi ha attaccato in ogni modo. Quando, immaginate la scena, quando i colleghi alzavano il dito, dicevano Antonio taglia la tela pupia, e faceva la sua domanda. Campagna notizia, e quando ho alzato il dito, ho detto Alessandra Tommasino, c'ho anche questa S moscia, quindi mi sentito forte, Alessandra Tommasino del Mattino, c'era tutta questa sala gremita di fan, mi hanno attaccato, zitta, noi rileggiamo gli articoli, e prima ad aggredirmi è stato l'allora commissario del PD, che era quello che poi aveva dato la tessera a Sergio Orsi. Io mi sono difesa, perché poi non mi sono chiaramente lasciata abbattere. Dopo qualche giorno Brancaccio è stato arrestato. È stato arrestato per la questione dei rifiuti, ma dopo un paio d'anni ancora è stato arrestato perché si è scoperto quello che io avevo anticipato in qualche modo con i miei articoli, cioè che quella cementificazione selvaggia era il frutto di un accordo con il clan Mallardo di Giuliano, che è un clan molto potente. Tutte quelle immagini che voi vedete di ambientate nei vari TG di rifiuti in Cina o in Africa, vengono tutti da telecamere nascoste, che lei ci racconterà in quale parte del corpo nasconde quando va in giro. Io, per spiegarvi quanto è complicata la sua vita, vi mostro anche qui. Io ho una cultura da Google, quindi anche voi vi prego di capire chi è Claudia. Prego Luisa di aprire la cartellina. Ecco, la prima è rifiuti plastica Napoli, Cina contro, perché adesso chiariamo come c'è. Noi abbiamo rubato il titolo, l'abbiamo rubato da questo articolo. Questo articolo è rifiuti plastici di plastica da Napoli alla Cina, una donna contro il business dei clan. Ed è un articolo che il Corriere della Sera ha dedicato nel 2015 a Claudia per una serie di attività che Claudia ha svolto soprattutto con la Guardia di Finanza, e in particolare saluto in prima fila il colonnello D'Alessandro, che è stato colonnello della Guardia di Finanza, che credo che sia tutt'oggi l'ufficiale della Guardia di Finanza che ha fatto il maggior numero di arresti in materia di traffici illeciti di rifiuti. E il secondo articolo, che vi prego Luisa di aprire, perché quanto è delicato, quanto è simpatico la sua vita. Allora, questo è un regalo che invece gli hanno voluto fare. Cioè, nel 2018 vengono arrestati a Ragusa, diciamo, una famiglia che non era proprio socio della Fidapo del Rotary, diciamo, avevano altri tipi di frequentazioni,
era una particolare famiglia, che è la famiglia della Stidda, che è una famiglia, diciamo, molto famosa nel Ragusano, controllava un pezzo importante dell'economia. Giustamente le forze dell'ordine fanno questo articolo, ti prego di scendere Luisa, e dicono: abbiamo arrestato Tizio, Caio, milioni di euro di sequestro, 416 bis, ti prego di scendere, associazione a delinquere, Emanuele Greco, non so chi, ecco, affermativa, Emanuele Greco, non so chi voi ha visto qualche film sulla famiglia Greco, qual è il ruolo della famiglia Greco in Sicilia. Dopodiché, giustamente, nel suo comunicato stampa, la Guardia di Finanza, scherzo, quasi a dire: guardate, però non siamo stati noi, dice: le indagini svolte dal GICO del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catania, coordinate e dirette della direzione del settore antimafia 3, hanno preso spunto da una segnalazione proveniente dalla direzione nazionale antimafia relativa a un esposto presentato dal direttore del Polieco, dottoressa Paolo Sanvestini. Così, diciamo, diciamo, il giornale ha indicato che se vi volete incazzare andate a Roma, non ci rompete le scatole a noi che facciamo solo il nostro mestiere. Lo dico perché io scherzo, in realtà, diciamo, la dottoressa Sanvestini quasi e più di Alessandra vive in un mondo un po' particolare, diciamo, con grande attenzione anche quando si muove sui territori, soprattutto in alcuni territori, però qui non abbiamo avuto nessun tipo di problema. E quindi, e quindi passo la parola a Claudia, che invece vi parlerà di un tema che sicuramente vi appassionerà, cioè quanto le tematiche ambientali poi in giro per il mondo incidono sulla nostra quotidianità. Grazie, mi sentite? Poi ho la voce molto buona. Non mi alzo in piedi, tanto cambia di poco la vostra visuale. No, prima di entrare nel merito, io ringrazio Andrea, che ormai è, io lo considero come un fratello, un amico. Se ho voglia di piangere, piango con Andrea, perché ogni tanto, non ci crediate, anche noi abbiamo paura. Soprattutto quando i fatti superano quello che noi non ci aspettiamo che poi avvenga, come qua la conferenza stampa poteva essere fatta benissimo senza dire il nome del direttore del consorzio Polieco, non ha cambiato nulla alla conferenza stampa. Quindi ogni tanto, beh, mi sfogo con Andrea, lo chiamo su, viene. E vedete, Alessandra ha parlato di un fenomeno che, ringraziando il cielo, nella terra dei fuochi sta scemando, a parte gli incendi, ma i casalesi, insomma, viva Dio, hanno avuto un grosso stop. Il problema, vedete, vorrei che da questa serata venisse fuori questa idea, che noi per molti anni abbiamo un po' sviato le indagini parlando sempre di ecomafia, che all'inizio era così, cioè io, imprenditore del nord, dovevo sversare, smaltire dei rifiuti anche pericolosi, cercavo un compiacente trasportatore, questo veniva giù, aveva delle amicizie sue, e come ha detto prima Alessandra, la malavita era lo strumento di cui si avvalevano per smaltire illegalmente. Ebbene, chi ha fatto il reato iniziale? L'imprenditore. L'imprenditore che, per spendere meno nello smaltimento dei propri scarti industriali, cercava un modo più elegante e più economico. Vi faccio un esempio semplice semplice. Un container di rifiuti plastici contaminati, sono circa un container 23 tonnellate, dalle 23 alle 25 tonnellate, costa 60.000 euro. Smaltirlo regolarmente, il che significa in modo corretto. Smaltirlo al metodo casalese costa 6.000 euro. Gioco forza l'imprenditore che non ha scrupoli, un imprenditore deviato, predilige quella strada. Quando nel 2000 è nato il mio consorzio, che dirigo da quella data, nel 98 con il decreto Ronchi, poi abbiamo avuto la Costituzione, insomma è decollato. Noi avevamo questo, su tanto immesso al consumo, voi pensate che ogni anno si immettono del mio comparto circa 2.000 tonnellate annue di rifiuti plastici.
teli da serra, giocattoli, teli da pacciamatura, tubi per irrigazione, bins, cassonetti che trovate per la strada dell'igiene urbana, queste cose qua. Tranne le bottiglie e flaconi che viva Dio le lascia agli altri banditi del Conaio. Allora, cosa si deve dire di questa situazione? Che il rifiuto, quando non è gestito correttamente, trova fonte di smaltimenti non corretti. E allora ognuno di noi deve fare la sentinella sul proprio territorio. Cioè noi dobbiamo smetterla di pensare che l'assessore, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, siamo anche noi che dobbiamo fare ognuno per la nostra parte le sentinelle del proprio territorio e vedere ciascuno di noi dove quel rifiuto va a finire, come viene trattato quel rifiuto. Allora guardate, vi faccio un esempio. Nel 2000 noi ricevevamo sempre segnalazioni che i nostri riciclatori non trovavano rifiuti da rigenerare. Com'è possibile? Se io immetto dei rifiuti, voi pensate al telo da serra, il telo da serra stagionalmente viene poi tolto dai campi per essere riciclato. In una realtà come la Puglia, dove ci sono sia le reti che le serre, o come la Sicilia, il non trovare questo rifiuto ti crea dei problemi, ti pone delle domande. E così ci siamo messi a porre anche noi queste domande. E abbiamo cominciato a seguire questi rifiuti. E sono arrivata fino in Cina. Pensate voi, i nostri rifiuti passavano inosservati e c'era qualcuno dall'altra parte del mondo che li prendeva. Attenzione, che li prendeva e che li pagava per prenderli. E le cifre oscillavano dalle 700 alle 900 euro alla tonnellata per un rifiuto che in Italia non aveva questo valore. Ecco perché i nostri riciclatori non lo trovavano. Perché mai avrebbero offerto queste cifre a chi deteneva questi rifiuti? E allora, se mi fa vedere un esempio, siamo andate a vedere dove questi rifiuti andassero. E ti faccio, prendi quello dell'impianto. Ecco, questo è un rifiuto italiano che era giunto a destinazione. Vedete le due operaie? Quello che vedete per terra, che vedete acqua, loro ci vanno quasi con tutte le gambe, è il percolato, che per chi non è addetto al lavoro è la parte acida dei rifiuti. È un tossico nocivo. Noi abbiamo raggiunto questi edifici perché, voi sapete, fermo un attimo, quando un rifiuto viene esportato viene accompagnato da un documento che si dice allegato 7. L'allegato 7, e vedo che molti assentono, quindi sono esperti del mestiere, c'è chi organizza la spedizione, che tipo di rifiuto viene esportato e qual è l'impianto finale di destinazione, ok? In questa fattispecie l'impianto finale era questo. Non era un impianto, era una piattaforma. Allora io dovevo capire dove questo rifiuto poi andasse a finire. Ma perché lo volevo capire? Non perché ero curiosa, anche perché ero curiosa, ma perché i consorzi hanno l'obbligo di vigilarlo. Altro annoso problema. Voi dovete smetterla di attribuire sempre responsabilità ai comuni, agli assessori. Il decreto Ronchi ha istituito per legge dei consorzi. C'è il consorzio CONAI per gli imballaggi, ci siamo noi per i beni a base di poliestirene, c'è le batterie al cobalt, c'è gli oli vegetali, c'è gli oli minerali e ci sono i RAE. Questi consorzi non nascono per fare il loro business, nascono perché hanno l'obbligo di fare la tracciabilità del rifiuto, la senatrice lo sa bene, e hanno l'obbligo vigilando, e laddove il rifiuto prendesse una strada che non è quella corretta, noi siamo i primi a rispondere. Ebbene, in 20 anni di attività, l'unico consorzio che ha denunciato è solo e soltanto Poliè. Abbiamo gli stessi iscritti, abbiamo le stesse piattaforme con altri consorzi. C'è qualcosa che non funziona. E posso dare un consiglio? Chiudete i consorzi. Questo è aperta la parentesi. Qui abbiamo è segno ed evidente che dietro a questo fenomeno c'è un business che a noi sfugge.
Qual è? Vedete, questo è quello che parte dai porti. È quello che viene chiamato il fine nasco. Si estrapolano le bottiglie, si estrapolano i flaconi che vengono venduti alle aste e tutto il resto parte. Ma come parte? Cos'è che alimenta il traffico illecito? Perché di questo poi si parla. È la falla sui controlli. Cioè io in poche parole mi rendo disponibile a ricevere il fine nasco. Ora, qui parlerò un po' difficile per chi non è addetto ai lavori, però è per spiegarvi che questo sistema, così come è stato strutturato, presenta delle situazioni che si prestano ad alimentare il traffico illecito. Quindi io questo fine nasco mi rendo disponibile a ricevere presso la mia azienda. Dopodiché, tanto c'è qualcuno che me lo compra, lo faccio passare come merce, sottoprodotto, lo esporto. E allora ottengo due risultati. Guardate che è un business eccezionale. Prendo i soldi perché mi rendo disponibile a ricevere un fine nastro che sarebbe di difficile ricevere. Lo rivendo come merce, ma nello stesso tempo percepisco un contributo per quello che ho. Guadagno ad ogni passaggio. Forma forse anche più sinuosa, insinuante, che mi crea dei problemi sulla salute. Ecco perché i medici per l'ambiente hanno fatto e noi facciamo la collaborazione con loro. Ci sono le cosiddette zone di interesse nazionale, no? Da far bonificare. Voi pensate che Porto Torres ha avuto un'impennata del 220% di tumori al pancreas e all'esofago. E chi l'ha fatto? I lagli che avete buttati via, se non sono pugliesi. Ora vi faccio vedere, vedete questo campo? Questo campo sono 300 chilometri di coltivazione di fragole e aglio. Ogni ettaro è irrigato da acque di lavaggio dei rifiuti cinesi e viene esportato in giro per il mondo. Probabilmente è buonissimo quell'aglio, però nel dubbio non lo mangiate. Questo ve lo voglio dire perché la signora che lavava i rifiuti mi ha detto: io irrigo anche i miei campi, ti regalo l'aglio. L'ho preso per gentilezza, l'ho buttato lì. No, vi voglio dire che questo è il sistema. Ecco che allora levate i nostri rifiuti, ci ritornano anche così. Scusate, questa era solo una curiosità. Da farmacista e da ambientalista, il suo punto di vista sul tema. Grazie, grazie Andrea, saluto tutti, ma non rinnovo i saluti, è stato un piacere ascoltare, anche un'emozione, e soprattutto perché, come diceva Andrea, come la gambientina attivista anche in passato, e per me è un'emozione essere qui. Avevo deciso tempo fa di non fare più convegni sull'ambiente, di non partecipare più a convegni sull'ambiente per una questione mia emozionale, perché ho vissuto fortemente il tema dell'inquinamento, il tema della lotta. Ma io ecco, adesso vi spiego poi Ecomafia come nasce, ma per me mafia non è soltanto la mafia che di cui si parla, no? Ma mafia vuol dire tanto altro, no? Come hai accennato tu. Un imprenditore purtroppo può essere un mafioso, pur non essendo un mafioso, una donna come me, donna, mamma come me, se non educa i propri figli, se non educa l'ambiente in cui vive, che può essere la mia farmacia, lo studio, qualunque cosa, se non svolge determinati comportamenti, mette in pratica comportamenti virtuosi, per me è un mafioso. Quindi questo mi ha portato a soffrire e questa sofferenza mi ha allontanato, anche perché tu sai bene, ci sono varie forme di attacchi, vari, si vivono, si superano. Oggi però Andrea mi ha chiamato 2 settimane fa, mi ha detto: vuoi venire a parlare? Va bene, mi ha sentito al telefono un po' strano, ma poi ok. Per cui desidero spiegare un attimino, anche perché lo dobbiamo a Legambiente, un'associazione che ormai ha tantissimi anni, parliamo di una quarantina e più di anni, è nato proprio perché i legambientini, cittadini comuni, non stiamo parlando né di eroi come dicevi tu, né di supereroi, assolutamente,
i legamenti dei cittadini si sono uniti e andavano in giro a guardare, ma queste persone, dopo che buttano i rifiuti, questi rifiuti dovevano versare, seguiti qui e seguiti lì, hanno scoperto tantissimi illeciti. Le discariche prima non esistevano proprio, gli inceneritori assolutamente no, ma esistevano, come diceva il consigliere Ventola, questi grandi spazi sotterranei creati appositamente dove si sversava di tutto. C'erano poi le cave, e noi ne sappiamo qualcosa, ma c'erano anche dei terreni di agricoltori dove si andava a sversare, alcune volte purtroppo d'accordo con gli stessi agricoltori, altre volte no, poveri agricoltori, ci devono poi pagare anche i danni perché si vedevano sversare sostanze tossiche. Ora, quindi per ecomafia, penso sia stato chiaro, abbiamo inteso noi di Lega Ambiente indicare tutti i reati ambientali commessi da organizzazioni definite poi criminali e che deturpano l'ambiente, ma non soltanto, provocano un grosso danno alla salute. Quindi alla base forse di questo mio spirito, diciamo così, combattivo in passato e ancora lo è, c'è proprio questo, la difesa della salute. Diceva la senatrice, diritto all'ambiente, ok, è il diritto alla salute, ce l'abbiamo già nella Costituzione, ce l'abbiamo. Cosa siamo, una repubblica fondata? Allora, ce l'abbiamo. Se c'è il connubio ambiente e salute, c'è. Peraltro, sapete, penso insomma, ne abbiamo accennato anche prima, vi stupirà però sentire da quanto che questo diritto ambientale è diventato diritto ambientale e il reato è diventato reato ambientale soltanto dal 2015, con la legge 68, la famosa legge 68. Per cui Lega Ambiente, tornando indietro, ha parlato di ecomafia già dagli anni 90, ha scritto il primo documento con l'arma dei carabinieri, mi dispiace non vedere nessuno, ma io li adoro, adoro il nucleo operativo ecologico, così come la Guardia di Finanza, perché con loro... C'è il fratello di un sottufficiale del NOE, che lo Io lo saluto, Sabino Montenegro, era qui presente in diretta. Mi onoro perché li ho conosciuti, così come anche la Guardia di Finanza, senza di loro realmente non si potrebbe nemmeno parlare più di ecomafia, di lotta all'ecomafia. E quindi, dicevo, c'è finalmente soltanto dal 2015. Questo che vuol dire? È una cosa fondamentale. Oggi sono punibili quei reati. Prima non erano punibili, assolutamente. E punibili utilizzando le tecniche normali che si usano per tutti gli altri reati. Le intercettazioni telefoniche e quant'altro, non sono un tecnico, ma sicuramente. E quindi è un grande risultato. Certo c'è ancora tanto da fare, perché molto spesso la pena è un pochetto cortina, però voglio dire, abbiamo fatto un passo. Il ruolo della donna. Allora io ho preparato 50.000 slide, no, vado sempre a finire così, che non le seguo. Però il ruolo della donna in questa lotta è quotidiano. È quotidiano, come abbiamo detto, deve combattere ogni giorno contro se stessa, in primis, perché ci sono dei comportamenti difficili da tenere ogni giorno, no? Dal gettare la cosa, dal lottare col figlio che magari non fa la raccolta differenziata e tutto quanto. Ma anche, vi diceva Andrea, parla del trucco, parla dei cosmetici. È vero, è il mio settore anche, no? È verissimo, leggete le etichette. Perché stava dicendo da dove è la provenienza. Oggi l'Italia, a differenza magari di altre nazioni, ha messo questo tipo di no, giusto? Sappiamo i cosmetici dove vengono prodotti. Allora guardate bene, perché se c'è scritto Italia e ci sono scritte determinate componenti, acquistiamoli, altrimenti lasciamoli perdere. Mi è rimasto impresso anche un concetto, ultimamente nell'ultimo corso, le lenticchie. Dice, ma questi rifiuti che c'erano le lenticchie? Ebbene sì, anche le lenticchie, leggete. Leggete bene, non vi dico la ditta, le lenticchie del Canada. Canosa e arrivano dal Canada. Le lenticchie del Canada, purtroppo, in Canada utilizzano numerose sostanze nel comandate bene. Perché se c'è scritto Italia e ci sono scritte determinate componenti, acquistiamoli, altrimenti lasciamoli perdere. Mi è rimasto impresso anche un concetto, ultimamente nell'ultimo corso, le lenticchie. Dice, ma questi rifiuti che c'erano le lenticchie? Ebbene sì, anche le lenticchie. Leggete. Leggete bene, non vi dico la ditta, le lenticchie del Canada. Canosa e arrivano dal Canada. Le lenticchie del Canada, purtroppo, in Canada utilizzano numerose sostanze
nel compost e tutto il resto, altamente tossiche vietate in Italia, per cui lenticchie in Italia, tra parentesi, di spinazzola. Benissimo, di spinazzola ti saluto, grazie per le lenticchie. Ora, anzi, andiamo avanti, vai. Velocissimamente vi voglio dare un po' di numeri, li do spesso, ma adesso... Allora, guardate un pochino. I numeri sono veramente cambiati, e non da poco, eh? Dal 2015 vi ho detto reato, giusto? Quindi abbiamo 39.000 di persone denunciate. E vuol dire che le donne stanno combattendo, gli uomini stanno combattendo, vuol dire che le istituzioni stanno combattendo. Quindi qualcosa si sta muovendo. I sequestri sono sicuramente aumentati, stiamo parlando addirittura del doppio quasi di sequestri. Quindi sono numeri che vi ho indicato per farvi comprendere che veramente si sta cambiando, la rotta sta cambiando. Guardate il numero, 84 reati al giorno vengono compiuti. 84 reati al giorno, che sono 3,5 reati ogni ora. Cioè ogni ora c'è una persona che compie un reato. Ed è vergognoso, ecco la rotta che dicevi anche tu. Da un lato c'è la lotta dei buoni, chiamiamola così, dall'altra poi si continua a delinquere. Vai avanti. Allora, però... Per Ecomafia noi veramente non abbiamo inteso soltanto lo sversamento illecito dei rifiuti, il traffico illecito dei rifiuti, ma intendiamo anche altri reati che colpiscono altri settori. Quindi si parla oggi anche di archeomafia. Dice, ma che cos'è? E che cos'è? Purtroppo vengono trafugati tantissimi beni archeologici. Ovviamente tutto ciò che può diventare ricchezza diventa opportunità. Noi come Puglia siamo secondi per traffico illecito e inquinamento ambientale, ma siamo settimi per questo. L'altra cosa assurda, e che è sempre considerata ecomafia, è il traffico di animali, quindi tutti coloro che sono animalisti, ma anche noi stessi, capiamo bene, vengono utilizzati nelle corse, vengono utilizzati per altro, ma come rifiuti vengono anche utilizzati, uccisi, ed è veramente grave. E noi siamo terzi. No? Siamo terzi per il traffico degli animali. Vai avanti. Allora, guardate, questa è la percentuale. Vedete la Puglia? 10,4. Quindi per dirvi che è veramente vergognoso. Ora, la legge di cui ci ho già parlato. Vai avanti. Guardate il business. Il business è di 14 miliardi di euro. E allora, cioè, si spiega tutto. Fino a quando sarà un business e non riusciamo invece a farlo diventare un nostro business, una nostra opportunità, continueremo a vedere queste cifre. Ora, una cosa, vedete questa immagine che ha colpito me, sicuramente interesserà anche voi, avanti. No? Ah, bello. Allora, noi abbiamo sempre detto che le armi della mafia come l'abbiamo da sempre intesa, sono l'omertà, no? E la corruzione. Queste due sono i grandi, grandissimi nemici dell'ambiente, questi due sono i grandi, grandissimi nemici della salute. Fino a quando si continuerà a corrompere, si continuerà per forza ad avere questo tipo di fenomeno. E quindi non cambieremo mai rotta. E in questo, dici, ma la donna che c'entra? C'entra. Perché la donna, e richiamo Papa Francesco, dice che la sensibilità, la capacità di umanizzazione che ha, dovrebbe portarla a non corrompere, dovrebbe portarla ad essere di sani principi, realmente di sani principi. Per cui questo dato che vi vede la Regione Lazio come prima è sconcertante. Ecco, la corruzione è veramente l'anima del malato, dell'ambiente malato. E poi, vai avanti, io vorrei farvi riflettere un attimo. Non so se avete mai pensato, abbiamo parlato di traffico illecito, quindi questi rifiuti che viaggiano, guardate un po', 4,5 milioni di tonnellate, rifiuti illegali bloccati, quindi loro, i nostri controllori, le nostre forze dell'ordine, hanno bloccato circa, come se fossero, diciamo, 181.287 tir. Cioè noi potremmo creare una strada di tir pieni di rifiuti da Trapani a Berlino. È sconvolgente. Questi sono, dove vanno? Nei paesi che diceva lei. Ma adesso ce n'è uno di cui noi come Puglia siamo diventati una bella piattaforma, che è quello di materiale elettrico e quello di rifiuti tossici verso l'Iran
e la Libia e anche l'Egitto. E l'Afghanistan. E anche l'Afghanistan. Ci sono delle operazioni, l'ultima è stata quella che si chiama Cannibal Scars, che ha riguardato purtroppo la zona di Manfredonia, dove molti rifiuti sono stati addirittura sversati. Per cui i nomi poi sono forti che loro danno, Cannibal Scars, Black Fire, perché poi bruciano, quindi a loro veramente dobbiamo tanto. E poi nulla, la cementificazione, insomma tutto il resto non mi voglio soffermare, vi voglio solo lasciare con un pensiero ultimo. Spesso, soprattutto se si parla, no? Il vedo non vedo piace, nel caso dell'ambiente il vedo non vedo non piace, solo questo. Thank you.